No, 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 metti solo il logo, metti solo il logo, così Di basta. casa. Non lo so, tanto poi facciamo più casini. Dai. Sì, grazie. Allora, stavamo dicendo che siamo arrivati alla seconda serata di Sette Libri per Sette Sere e stasera siamo un po' tutti inquieti per diversi motivi, però c'è una cosa che ci tranquillizza, c'è il nostro sindaco che viene subito a darci un saluto e poi iniziamo veramente ritornando nuovamente inquieti. Maria Teresa Fragomeni, sindaco di Siderno. Pensavo stessi dicendo che inquieta il sindaco, ho detto vabbè. Buonasera e benvenuti in questa splendida location che, come sempre, ogni anno ALB allestisce per questa decima edizione, quindi è veramente un compleanno importante. Importante perché questa associazione ALB è stata forse è precursore delle varie associazioni culturali e che hanno fatto rivivere un po' la nostra biblioteca. La storia della biblioteca è un po' travagliata e quindi il fatto che ci sia questa associazione in questa città rende veramente, diciamo, in questo caso l'amministrazione è un supporto veramente all'amministrazione. E tra l'altro quest'anno, ma sicuramente lo avrà detto il presidente nella prima serata, io chiedo scusa che non sono stata presente, però ci sono varie manifestazioni, nel periodo estivo ovviamente sono quelle, ogni giorno c'è un'attività. In pratica questa rientra nella Notte dei Lettori, un progetto quindi un po' più ampio, dove grazie alla Regione Calabria col PAC 2014-2020, Libri senza barriere, noi abbiamo ottenuto il finanziamento di 60.000 euro e quindi tra le varie, diciamo, abbattimenti di barriere architettoniche è rientrato anche questo progetto fortemente voluto. Qui c'è la consigliera Felicità, ma dall'assessore Lopresti, proprio anche in collaborazione con questa associazione. Io do e saluto Mimmo Gangemi, vedo anche il senatore Fuda, ovviamente un saluto a tutti quanti. Chiedo scusa perché non potrò rimanere, perché infatti già stavano chiamando perché abbiamo un'altra attività, sperando che, diciamo, nell'arco di questi 7 giorni riuscirò a stare dall'inizio alla fine, però la presenza dell'amministrazione non è mai mancata, continuerà ad esserci, anche così nella collaborazione della città che legge, ALB, assieme a altre 23 associazioni, siamo stati i primi in Italia, e possiamo dirlo con orgoglio, per il finanziamento che riguardava appunto prima la nomina di città che legge, la qualifica di città che legge, e poi del finanziamento di altri 30.000 euro, proprio perché c'è questa sinergia di tutte queste associazioni che si sono trovate assieme per mettere a punto un programma bellissimo. La faccio breve, io vi ringrazio ancora, vi chiedo scusa ancora e vi auguro un buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie, Andrea. E allora, che dire? Benvengano tutti i quattrini del mondo, ma ritengo che se i quattrini arrivano e poi diciamo, non c'è come far sì che questi arrivano a tutta la nostra collettività, è mortificante e io credo che l'amministrazione ha un grande lavoro da fare per far sì che questi 30.000 euro o 60.000 euro diventano un patrimonio di tutti. L'amministrazione ce la sta mettendo tutta, noi come ALB facciamo la nostra parte, la cittadinanza attiva serve a questo, a rendere il nostro tessuto sociale, diciamo, forte, coeso, propositivo, positivo. Allora, ritorniamo ad essere un po' inquieti. Adesso ci siamo rilassati un poco con il sindaco, adesso ritorniamo ad essere inquieti. Stasera a condurre questa serata sarà Simona Masciaga. E di che cosa ci parlerà Simona Masciaga? Con chi dialogherà? Dialogherà con l'autore del libro, L'atomo inquieto. Io da quando per la prima volta ho sentito il titolo, L'atomo inquieto, dico forse si riferisce a me. E invece poi ho scoperto che non ero io il riferimento, era un altro personaggio, diciamo, a cui io non mi avvicino minimamente, che è Ettore Majorana.
Non dico altro, però chiamo Simona che farà la sua parte e noi saremo di supporto. Vieni Simona, vieni. E poi chiami tu Mimmo Cangemi, chiaramente. Vai. Grazie, buonasera a tutti. Sì, questa sera abbiamo l'onore e a me l'onere di presentare Mimmo Cangemi. Prego, Mimmo, accomodati con il suo ultimo capolavoro, L'atomo inquieto. La regia. Forse ci conviene metterci un po', di traverso perché ci sarà una proiezione di alcune slide, e quindi in modo che tu possa anche vedere. Cosimo Pellegrino ha dimenticato il PIN. Era già attivato, era già attivato. No, le slide. L'altra. Su indietro. Dietro. Dietro. La prima. Il bello è che abbiamo provato fino alle 7:15, eh? Ecco qua. Va bene. Mimmo, L'atomo inquieto, un romanzo diverso da quelli che tu di solito hai già pubblicato, che hai già scritto, a partire dal pezzo della carne, a partire poi ad arrivare al capolavoro, che è stato anche una fiction, Il giudice meschino, fiction televisiva, e poi i grandi viaggi sui bastimenti, Signora di Ellis Island, e poi il Popolo di Mezzo. Adesso un romanzo completamente diverso, fuori dagli schemi, L'atomo inquieto, un romanzo che tu scrivi in prima persona, come se tu fossi Ettore Majorana. Come mai questo cambiamento? Tu, Ettore Majorana. Ce l'hai? Antonio, Antonio. aspetta. No, Buonasera a tutti. Perché la prima persona? Majorana è stato sempre un mio pallino, nel senso che il mistero mai risolto mi ha toccato profondamente. Ho sempre letto moltissimo su Majorana, si è prodotto di tutto su Majorana, dalla saggistica, cioè anche il libro di Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, che è un saggio con vaghe venature narrative, ma si è prodotto di tutto su Majorana, articoli di cronaca, inchieste giornalistiche, ne ha trattato la televisione, il cinema con Gianni Amelio, i ragazzi di Cabana Sperna. Io mi sono sempre documentato perché mi ha intrigato sempre il mistero di una scomparsa avvenuta a fine marzo del 38, di cui mai si è venuto a capo con assoluta certezza. Su questa scomparsa sono fatte ipotesi, l'azione, sono comparse verità, mezze verità, tutta una serie di circostanze, alcune anche documentate, e tuttavia il mistero a tutt'oggi non si è risolto. Enrico Fermi, quando Majorana scomparve, venne a dire: guardate che tale la sua genialità, che se ha deciso di scomparire, di scendere dal mondo, noi non riusciremo mai a trovarlo, e in effetti, a distanza di 85 anni, non si hanno certezze assolute Sulla sua sulla sua. persona, praticamente. E allora io dicevo, mi sono molto documentato sempre su Majorana, il mistero intriga, accende la morbosità anche. E ho provato più volte a cominciare questo romanzo, a ipotizzare una storia verosimile, credibile, su che fine avesse fatto Majorana, partendo dal presupposto che certamente non si è suicidato, come aveva più o meno anticipato, ma questa era
in questo credevano tutti che non si fosse suicidato, ma c'è certezza che non si è suicidato, anche perché l'anno successivo alla scomparsa, nel 39, il fratello Turillo e un cugino lo ritrovano in una valle ambrosa in Calabria. Questo, adesso ci arriviamo a questo. Allora, dicevo, mi sono sempre sotto sempre questa idea impellente di scrivere questa storia della violenza della scomparsa. Ci ho provato tante volte e poi dopo un po' di pagine mi accorgevo che non funzionava, non avevo le sensazioni giuste e mollavo, salvo poi riprendere anni dopo in seguito, sempre abbandonando, perché proprio perché, come mi succede abbastanza spesso, capivo che non ero entrato nell'ottica giusta per poter scrivere questa storia. E intanto continuavo a documentarmi. A un certo punto mi è parso di essere riuscito a penetrare i pensieri e la mente di Ettore Majorana, ma non di Ettore Majorana, del vero Ettore Majorana, dell'Ettore Majorana che io dentro di me avevo costruito. Hai idealizzato e costruito. Ecco, qui abbiamo un Ettore Majorana, una ricerca che ho fatto di alcune foto da piccolino, quindi con il fratello, poi qui dai gesuiti e via fino a poi alla crescita e fino poi all'ultima foto che noi abbiamo del personaggio che fra poco andremo a scoprire. Un personaggio eclettico, una figura eclettica, quella di Ettore Majorana, definito da sempre il genio per le sue capacità matematiche e soprattutto per la sua famiglia un gioiello prezioso da esibire. Tanto che la madre lo portò a Roma, lo fece studiare a Roma e anche dai gesuiti. Prego, vediamo però la condizione di Ettore Majorana, il filmato, il primo filmato, Antonio, grazie. Ettore, vieni qua. Vieni da me. Vieni. Questa figlia mia non è come gli altri, ma è un capeggio. È come un adulto, più di un adulto. Vieni. Ettore, cosa fai? Perché ti nascondi? Si vergogna. Queste signore sono venute per te. Vogliono vedere come sei bravo con i numeri. Resto meravigliata anch'io certe volte. Sapete che insegna persino suo maestro. Sa svolgere operazioni di tre cifre, di quattro cifre, divisioni, moltiplicazioni, senza nessuna difficoltà. E arriva sempre alla soluzione giusta, facendo tutti i calcoli a mente. Per lui è come un gioco. Non gli serve nemmeno di scrivere. È vero, Ettore? Avete preparato le domandine? Possiamo cominciare? Quanto fa 2547 diviso 92? ventisette virgola sessantotto. Esatto, bravo! Ma che bravo, incredibile! Vediamo questa somma. 18.543 più 2.650.
21.193. È giusto. Brava. Però non sembra impossibile. È prodigioso, vero? Fatti gli domande più difficili. Adesso dimmi la radice quadrata di 55.225. 235. Esatto. A 8 anni. È un dono di natura. Un'altra divisione più difficile. 25.308 diviso 65. 189,3. Bravo. 7.452 diviso 97. 77,625. Esatto. Bravo. 3.251 per 162. 3.251 per 162. 161. Ettore, non hai sentito? Rispondi al signore. Ettoruzzo, che è successo? Rispondi alla signora. Non hai sentito? Forza, Ettoruzzo, rispondi. Ecco, qui praticamente il piccolo viene spinto dalla madre ad esibirsi in pubblico davanti alle amiche come se si mostrasse un gioiello prezioso, no? E il bambino nascosto sotto il tavolo per timidezza che piange anche. Quanto ha influito la madre nell'educazione materna? Che poi lo sradica dalla sua Catania, lo porta a Roma, lo fa studiare dei gesuiti, al liceo classico e quant'altro. Quanto ha influito sulla formazione, non ovviamente non scientifica, ma psicologica di Majorana? Questo era il figlio di Gianni Amelio, sì. Ragazzi di Panisperma. La mamma lo esibiva la precoce genialità alle amiche. E benché fosse timido, tanto da nascondersi sotto il tavolo, Ettore Majorana non riusciva a esimersi dal rispondere a queste domande che per un bambino, ma anche per un adulto, sono... No, per me sarebbero impossibili, quindi... Per cui la mamma lo ha tarato moltissimo negli anni formativi e gravata questa sua presenza asfissiante, perché... La famiglia Majorana era una famiglia molto importante, avevano avuto il ministro del regno ed era una famiglia di geni. Lo stesso padre di Ettore Majorana era diventato ingegnere a 19 anni ed era conosciuto nel campo scientifico. Lo zio Quirino Majorana, fratello del padre, era uno scienziato già di fama internazionale. Per cui da Ettore Majorana, che manifesta questa precoce genialità, la famiglia si aspetta il botto, l'apoteosi, si aspetta probabilmente il Nobel, si aspetta la conclusione e l'esplosione della grandezza di una famiglia che era già grande. E questa pressione della mamma tara moltissimo Ettore Majorana nel suo carattere, probabilmente da addebitare a pressioni come queste se lui cresce male, diventa presto un disadattato sociale, ombroso, taciturno, timido, collerico, ossessivo compulsivo, con tratti che rasentano la paranoia. E quindi questo lo fa vivere male e probabilmente da qua, da episodi simili a questo, nasce il suo rifiuto del mondo, di fatto, che poi lo porterà nel 38 ad abbandonare la cattedra ottenuta all'Università di Napoli perché era mamma, per scomparire da una vita che gli grava troppo addosso, che non riesce più a sopportare, nella quale
si combatte l'etica e la morale con una genialità che pretende di penetrare, certo, sempre più la scienza. Terza slide, per cortesia. Andiamo avanti. Ecco qua, quindi Roma, l'università, questa è la famosissima foto scattata da Bruno Pontecorvo dei ragazzi di via Panisterna. Qui ne vediamo da sinistra Oscar D'Agostino, Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Enrico Fermi. Questa abbiamo detto è una foto scattata da Bruno Pontecorvo, che Baiana poi entrerà in questo gruppo dopo. Portato da Segre. E tra le altre cose ho scoperto proprio oggi leggendo che c'era anche il fratello di Baiorana nel gruppo dei ragazzi di via Panisterna, il fratello Luigi. Non lo sapevo. Lo scoprendo per caso, è stato per caso. Partiamo col secondo filmato, vediamo come entra a far parte del gruppo di ricerca di Enrico Fermi. L'hai trovata tu questa soluzione? Il passaggio difficile è all'inizio, il resto sono solo numerelli. Numerelli? Quanto tempo ci hai messo per... Certo, un po' di tempo ci vuole, non è facilissimo. Ci ho passato sopra tutta la notte. Noi ci lavoriamo da una settimana. In tre. Ecco fatto. Così farei bella figura col tuo professore. Sei anche tu una cavia di Fermi? Sì. Sì, una cavia. Di che cosa ti occupi? Diciamo di ingegneria, ma non mi interessa molto. Peccato, perché sembri uno sveglio. Grazie. Hai mai pensato di studiare fisica? Quella moderna. In realtà mi piace la matematica, ma mi dà fastidio che tutti se ne servano. Fisici, ingegneri, generali d'artiglieria. La fatica di risolvere un problema dovrebbe bastare a se stessa. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto. Cosa fai? Distruggo un calcolo perfetto, così i tuoi amici si risparmiano una figuraccia. Che vuoi dire? Il professor Fermi se ne sarebbe accorto che questa non è roba originale. Da dove li hai copiati? Potrei sfidare il tuo professore, dandogli la scelta del problema, del tempo, dell'uomo. Va bene, qui, adesso. Scegli una pagina. Non è facile. Ma un allievo di Fermi può risolverlo in mezz'ora. Prendi il gesso. Beh, fresco di carte, davvero.
Si vede. Un professore non deve mai fare gli esami incognito. Corre il rischio di essere bocciato. Ecco, qui è proprio la genialità di Ettore Majorana con i confronti di Enrico Fermi, no? Anche se Enrico Fermi era considerato il papa della facoltà. Un incontro quasi come una sfida. Poi nascerà una grande amicizia, ma sotto sotto c'è sempre la sfida. Ma non credo che sia nata una grande amicizia, credo che ci fosse una ammirazione scientifica reciproca. Fermi addirittura paragonava Ettore Majorana a Galileo e a Newton. Credo che l'antipatia fosse pesante, che sia stato uno dei motivi per i quali il gruppo di Panisperna lavorava male e finì presto con lo sciogliersi. Forse è normale che si crei invidia o malessere all'interno di un istituto di fisica dove c'erano troppe menti brillanti. Fermi stava per ottenere il primo Nobel per la fisica, Segre lo otterrà negli anni 50. Majorana sembrava avviato verso quella strada. Ecco, non credo che, questo almeno faccio emergere nelle pagine del libro, perché da tutte le mie letture, da tutti i miei studi su Ettore Majorana, mi pare che emerga abbastanza chiaramente che non corresse buon sangue, e non è un caso che Majorana per 3 o 4 anni dopo l'entusiasmo iniziale abbia di fatto abbandonato l'istituto di via Panisperna e che Fermi non sia mai andato a trovarlo a casa per convincerlo a rientrare, come invece fecero Segre, Amati e gli altri. Andiamo avanti con l'altra slide, gentilmente. Ecco qua, qui praticamente nel 1937 Majorana diventa professore a Napoli, nella cattedra di fisica sperimentale, e instaura un rapporto di amicizia con il professor Antonio Carelli. All'improvviso poi Napoli, 25 marzo del 1938, scrive questa lettera a Carelli da un hotel mentre stava per prendere il piroscafo per andare a Palermo. Caro Carelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel tuo istituto, particolarmente a Sciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Qui è come se lui si volesse suicidare, però il giorno dopo spedisce un'altra lettera. Andiamo avanti con l'altra slide, gentilmente. Caro Carelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Cioè, quindi come se ci fosse un ripensamento, no? Dice, prima mi ammazzo, no, non mi ammazzo. Quindi come se ci fosse in lui una sorta di dibattito interiore, no? di inquietudine interiore, proprio dice, che faccio? Mi suicido? Che faccio? Mi rinuncio? Che faccio? Insomma, tutta questa forma mentis un po' appunto inquieta, alterata anche, dovuta forse a che cosa? Al fatto che Fermi avesse vinto il Nobel? Al fatto che le scoperte praticamente lui forse aspirava alla cattedra di Roma e non a quelle offerte a Yale, da Cambridge, ok? Oppure una rinuncia propria a quella tipologia di vita, quindi a ritirarsi in se stesso e quindi scomparire.
però vediamo poi dopo anche altre cose. Prego. Al fatto che Fermi avesse vinto il Nobel, no, perché in realtà Fermi lo vince dopo la scomparsa di Majorana e va a ritirarlo a Stoccolma a dicembre assieme alla famiglia, e poi piuttosto che tornare in Italia si rifugiano in America, perché nel frattempo all'inizio dell'estate del 38 erano state emanate le vergognose leggi razziali, la moglie era ebrea. Piuttosto quel concorso, questa nomina di professore ordinario di lettere Majorana per chiara fama all'Università di Napoli è la prova certa dei rapporti non buoni fra Fermi e Majorana, perché Majorana, con sorpresa di Fermi ma con sorpresa di tutti, non partecipa alla cattedra di fisica teorica bandita per tre università italiane, sembra non dover partecipare, cioè Fermi non ha designato Majorana come uno dei possibili vincitori delle tre cattedre, eppure Majorana era il più considerato fra i fisici di via Panisperna. Certo. Non partecipa, pensano che non parteciperà, e proprio per fare un dispetto a Fermi invece Majorana partecipa, e siccome ha molti più titoli degli altri è chiaro che si sarebbe piazzato al primo posto nell'assegnazione delle tre cattedre. Certo. Questo avrebbe comportato che il terzo uscisse dalla graduatoria. Il terzo era Giovanni Gentile Junior, figlio del filosofo Gentile, già ministro del fascismo, e questo non poteva essere. E allora il barone universitario aggiusta le cose eliminando Majorana dal concorso delle tre cattedre, facendogli attribuire per chiara fama il ruolo di professore ordinario all'Università di Napoli. E da qui praticamente parte tutto il risvolto. No, volevo concludere sul suicidio. Ora, ho già detto che nessuno ha creduto al suicidio e che ci sono prove del suo avvistamento, dell'incontro del fratello e del cugino in Calabria con Majorana. Ma non si può credere all'ipotesi del suicidio dopo aver letto quelle lettere in cui lo annuncia e poi lo ritratta. Poi inventi la vaga possibilità che possa decidere di farlo nel viaggio del ritorno, ma un suicidio non lo si annuncia, si fa il punto e basta. Prima, andiamo avanti. Basta, ma no, volevo prego, no, parlo, però tranquillo. Non ci si suicida dopo aver ritirato dalla banca gli stipendi arretrati da professore universitario e specialmente la quota di eredità paterna che gli aveva mandato il fratello Luciano, e siccome la famiglia Majorana era una famiglia molto ricca, la somma era consistente. L'avere in tasca quel denaro, e questo è certo, fa supporre piuttosto che abbia deciso di scomparire portando con sé un denari bastevoli a poter vivere tranquillamente. Poi non ci si suicida per mare, come lui asserisce. Da parte di uno che sa notare, perché il suicidio affretta a disbrigare il gesto estremo, il suicidio per mare per uno che sa notare è una sofferenza atroce, e il suicidio, quella sofferenza, è la cosa che più vuole evitare, perché l'istinto di conservazione lo spingerebbe a tenersi a galla, allora sarebbe una morte atroce finché non cedono le forze, una eventualità che il suicida certamente rigetta, per cui questo sembra un fatto attuale. Certo. Andiamo avanti, Antonio, per cortesia, grazie. Ecco qua, qui appunto, qui chi l'ha visto, gli annunci che sono comparsi sulle testate giornalistiche alla scomparsa di Ettore Majorana. Antonio, andiamo avanti con l'altro, gentilmente. Ok. E qui parte proprio il risvolto pirandelliano di questa storia, uno nessuno 100.000, un po' Adriano Meis, no? Così. Infatti alla Certosa di Serra San Bruno un certo Carlo Ferretti bussa alla porta il 20 marzo del 38, e poi un
Martino Sereni in un sagatorio altotesino. Tu scrivi: dentro di me avverto tante persone, come se avessi vissuto tante vite. Tante vite spiegano tanti nomi, ma i tanti nomi non spiegano le tante vite. Sera San Bruno. Delle tante vite è quella a cui credo meno. Vado passo indietro. Parto dal presupposto che in qualche misura, in qualcuna delle sue vite, forse ci ho azzeccato, perché talvolta la fantasia sa sostituirsi bene alla realtà. La vita in cui credo meno è quella alla certosa di Sera San Bruno, che tu descrivi molto dettagliatamente anche negli usi e nei costumi praticamente dei monaci. Perché ci sono stato, ho scritto anche dei pezzi giornalistici sulla certosa, ho parlato con il priore, che ha negato la sua esistenza, ma questo è un fatto normale che lo abbiano negato. Perché è l'ipotesi a cui credo meno e che pure ho abbracciato. L'ho abbracciata perché io sono un nano, Leonardo Sciascia è un gigante. Se Leonardo Sciascia ci ha scritto un libro posizionandolo dentro la certosa come suo ritiro spirituale, è chiaro che io ne debba tener conto, se non altro per un rispetto al grande letterario Leonardo Sciascia. Perché ci credo poco? Perché la certosa non ospitava soltanto i frati con l'obbligo della clausura e del silenzio tranne il lunedì, ospitava della gente, dei laici che cercavano lì dentro un ritiro spirituale, ma era frequentata anche dai lavoranti che accudivano alle terre della certosa, che accudivano alle mandrie, alle greggi di pecore e di capre, e non è mai emersa alcuna testimonianza che facesse pensare alla presenza di Maria. Nessuno mai è uscito a dire: sapete, nel periodo in cui io lavoravo o nel periodo in cui io avevo il mio ritiro spirituale nella certosa, c'era un personaggio misterioso che secondo me era Maiorana. Questa testimonianza non è mai stata, e questo mi fa pensare che non sia passato da lì. Mentre ritengo molto più credibili le altre vite, che non sono delle vite staccate tra di loro. Il passaggio da un personaggio all'altro, di quelli interpretati da altre Maiorane, hanno una loro sequenza logica. Ci sono dei motivi ben precisi perché Maiorana di volta in volta cambia nome e cambia situazione e luogo. Ci sono, è sempre appeso a qualche cosa che accade che lo costringe a mutarsi in un altro. Andiamo avanti, vediamo subito. Ecco qua. Qui abbiamo praticamente dopo lo scioglimento dei ragazzi di Via Panesterna. Abbiamo quindi le leggi razziali, tutto quello che è successo durante il periodo di guerra. Abbiamo Segre e Pontecorvo che se ne vanno in Inghilterra, Fermi andrà a finire negli Stati Uniti perché la moglie era appunto ebrea, e lui, abbiamo questa testimonianza di Karl Weitner, quindi in collaborazione, quindi che poi sarebbe sempre il nostro Maiorana, in collaborazione con il regime nazista. Qui conosce Otto Hahnen, Werner Karl Heisenberg e Hertha Oeberhäuser, che con Hertha pare che abbia avuto anche una storia d'amore, no? Però tu sempre scrivi che tutto questo è avvenuto perché è la guerra ad aver disperso la condivisione, per il convincimento che una è un campo nel quale si prodigherà fino a un'arma potentissima da risolvere le sorti a favore di chi ne avrà anticipato tutti. Quindi lui viene chiamato dal regime nazista a collaborare per la costruzione della bomba atomica. Sì, ma io credo che, non vorrei sbagliare, che anche Segre sia andato in America, perché Segre era ebreo, anche la moglie era ebrea, quando furono emanate le leggi razziali si trovava a Berkeley e decise di restare all'estero, e poi collaborò al progetto Manhattan assieme a sì. Fermi, guidato da Fermi e da Oppenheimer. Io ipotizzo
che dopo il passaggio nella Certosa, dopo il ricovero nel sanatorio, secondo me, di Caravalle Centrale, nei pressi della Certosa di Stella San Bruno, perché c'è traccia di una possibile tubercolosi che aveva contratto Majorana, cioè va a curarsi nel sanatorio di Caravalle Centrale, secondo le mie ipotesi. Quando viene scoperto e quando anche l'Italia decide di dare un contributo alla bomba atomica che i tedeschi stanno cercando di costruire, Majorana viene prestato alla Germania nazista. Anche questo è appeso a qualcosa, perché Majorana era innamorato della fisica teorica tedesca, del livello raggiunto in particolare dal gruppo di Werner Heisenberg, che era già stato Nobel per il principio di determinazione. Sì. E lui collaborava spesso con Heisenberg, e in uno dei ritorni dal laboratorio di Lipsia ebbe a dire, in presenza di Emilio Segre, che era ebreo, erano già in Germania in corso le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, ebbe a dire non è giusto che 600.000 ebrei condizionino la vita di 60 milioni di tedeschi. Che estrapolata dal contesto diventa una fase abnorme, terribile, razzista e nazista. Io credo che piuttosto Ettore Majorana fosse filo germanico e non filo nazista, perché era così fuori dalle cose del mondo, aveva una tale ingenuità da non aver compreso lui per primo l'espressione che gli stava uscendo di bocca. Lui stava manifestando in realtà l'amore per il livello raggiunto dalla fisica tedesca e non un fatto politico di condivisione della persecuzione degli ebrei. Però questo causò molte dissapori di via Panisperna. Per cui questo passare dal sanatorio alla collaborazione con i tedeschi ha un suo filo con una certa logica, perché l'Italia è alleata della Germania, la Germania è appena entrata in guerra, l'Italia no, l'istituto di via Panisperna si è dissolto con le assegnazioni delle cattedre per l'Italia, per cui pare abbastanza normale che un grande scienziato che ha manifestato idee filogermaniche venga mandato da una nazione alleata della Germania a collaborare per il tentativo, per fortuna non riuscito, della bomba atomica tedesca. Certo, perché avevano anche c'era come soluzione finale quella della Germania, che era nella fisica teorica, che stava diventando meccanica quantistica, che era 2 anni avanti rispetto agli angloamericani. La Germania in realtà non ci ha creduto nella possibilità di realizzare in tempo utile la bomba atomica, perché se ci avessero creduto avrebbero impiegato molti più mezzi e molti più uomini, allo stesso modo come avevano fatto gli americani nel Nuovo Messico, dove c'erano centinaia di migliaia di persone che lavoravano e finanziamenti illimitati. Per fortuna non hanno creduto che si potesse realizzare la bomba atomica, se no oggi il mondo sarebbe... Certo, però c'è anche una riflessione che tu fai su parole di Majorana, quelle che metti in bocca. Tu, questa è una riflessione sull'umanità, su quello che sarebbe successo, no? Se fosse i tedeschi avessero praticamente fossero arrivati primi a realizzare questa bomba atomica, no? E quindi gli americani ci arrivano prima, Fermi, quindi il Nobel, eccetera, eccetera, e Majorana dice questo: incolpo la scienza di essere lordata di mondo, di aver smarrito la purezza dell'osservazione disinteressata, di una perfezione da penetrare un passo alla volta, delle leggi della natura da dover scardinare mirando al progresso, al benessere e non alla distruzione. Cioè, qui appare proprio un uomo innamorato della fisica, innamorato della scienza, delle scoperte, eccetera, però condanna quindi anche il cattivo impiego della bomba atomica, quindi sì, le loro scoperte. Andiamo avanti con la slide. No, ecco qua. Prego, prego, Mimmo, puoi rispondere. Ettore Majorana è combattuto fra le potenzialità distruttive di quest'arma,
e la volontà asfissiante di penetrare il più possibile l'ignoto, da un lato quindi la scienza che lo spinge ad andare oltre, ad andare dove nessuno è mai arrivato, che si contrappone a un'etica e una morale che gli fanno immaginare scenari disastrosi e da evitare. E all'inizio prevale lo scienziato, che fa quelle critiche, ma nello stesso tempo non riesce ad esimersi dal tentare di ottenere il risultato, fermo restando che lui, ma anche gli altri, tranne i nazisti veri che c'erano tra gli scienziati tedeschi, sanno, dicevo, giungere al compromesso con la coscienza, all'inganno perpetrato su loro stessi, di ingannarsi, di illudersi che è vero che stanno lavorando su un'arma che sarà in grado di piallare il mondo, ma è altrettanto vero che arrivare al risultato non significa dover lanciare la bomba atomica. Anche poi però c'è proprio successo, però infatti lanciare, di possederla per costringere i nemici a sedersi al tavolo della pace alle condizioni di quelli che posseggono l'arma micidiale. In realtà è un inganno a loro stessi che giustifica il loro continuare a insistere a penetrare l'ignoto, a realizzare la reazione nucleare che si autosostenga a dispetto dell'etica che dice non la fate. E infatti qui abbiamo delle immagini terribili, ma molto scenografiche tra le altre cose, no? Siamo dovuti arrivare poi a Hiroshima e Nagasaki per renderci conto di quelle delle potenzialità di questa bomba. Andiamo avanti, Antonio? Sì, prego. Guardando da 70 anni di distanza le bombe su Nagasaki e Hiroshima, c'è da condannare, da rabbrividire, c'è da provare ribrezzo per la soluzione così drastica adottata, però io mi sento di dover distinguere le logiche che nascono in tempi di guerra dalle logiche che nascono in tempi di pace. Noi, se osserviamo dalla distanza di tanti decenni, vediamo una cosa aberrante nell'aver provocato quella distruzione in Giappone. Però se ci poniamo in un'ottica di guerra, se ci poniamo nell'ottica degli americani che si trovano di fronte a un nemico, ai giapponesi, che sono dei nemici irriducibili, che non hanno intenzione di arrendersi con i kamikaze, che resisteranno fino allo stremo, allora ci viene da pensare che probabilmente gli americani si siedono a un tavolo e decidono, nell'ottica di guerra, quanto costerà in termini di vita umana, ma anche in termini economici, continuare la guerra contro un nemico che non intende arrendersi, e quanto piuttosto non conviene risparmiare quelle vite di americani utilizzando un'arma che li costringa ad arrendersi. È terribile da dire, ma le logiche di guerra sono sempre molto diverse dalle logiche di pace. E non conosciamo. Ecco qui, poi nel 1950, praticamente il 31 maggio, abbiamo Andrea Blakenhorn, aiuto tipografo, che compie un viaggio in piroscafo con Richard Clement, che non è altro che Eichmann. Uno è sempre il nostro maiorale che cambia nuovamente nome, e sul piroscafo incontra il terribile Eichmann. Entrambi sono perseguitati, no? Perché mentre Eichmann, sappiamo tutti che cosa ha combinato, soluzione finale, esecutore di Hitler, eccetera, il nostro Karl Weimar di prima invece viene accusato di aver condotto degli esperimenti nelle gallerie in Turingia con le radiazioni nucleari, quindi di aver ucciso dei prigionieri comunisti, quindi ed ebrei. Sì, fermo restando che il mio romanzo, no, che ipotizza con una certa sequenza logica possibili accadimenti,
C'è da dire che all'indomani della resa della Germania gli inglesi catturano e fanno prigionieri gli scienziati che hanno provato a realizzare la bomba atomica, fra i quali Otto Hahn. Siamo nel 1945, pochi giorni dopo che vengono ristretti in Inghilterra a Farm Hall, Otto Hahn ottiene il Nobel per la chimica e non potrà andare a ritirarlo a Stoccolma perché è ancora prigioniero degli inglesi. Allora io ipotizzo che Majorana, che fa parte di quel gruppo, riesca a sfuggire alla cattura, capisce che anche lui è ricercato e si ritira nell'unica zona franca che esiste in Europa, l'Alto Adige italiano, che è considerata una terra apolide, dove non è passata la guerra, dove non è passata la riconquista degli Adriati, dove non ci sono state le lotte partigiane, è stato un territorio tenuto assolutamente tranquillo, con la maggior parte costretti contro voglia a aderire all'esercito italiano e molti che erano scappati per convogliare nell'esercito tedesco. Eichmann, che è il coordinatore della persecuzione dello sterminio degli ebrei, si rifugia in Alto Adige, questo è un dato certo, certo, sì. E scappa spacciandosi per apolide. Tutti i cittadini dell'Alto Adige venivano considerati apolidi. Scappa da apolide, procurandosi i documenti che la Croce Rossa forniva agli apolidi, scappa nel 1950 e va in Argentina, dove poi sarà catturato nel 1960 dal Mossad, condotto di nascosto in Israele, e processato, condannato e impiccato. Io immagino che Majorana, che già conosceva Eichmann, che si interessava al progetto sulla bomba atomica, vada assieme ad Eichmann in Sud America, seguendo la stessa trafila in compagnia di Eichmann e di un altro ufficiale dell'esercito tedesco. Si procurano documenti da apolidi, con questi ottengono il visto della Croce Rossa che vale come passaporto, si imbarcano in una nave che parte da Genova e che è diretta a Buenos Aires, dove andavano la maggior parte dei criminali nazisti ricercati. Ma non è una fantasia buttata lì per dare corpo al romanzo, perché esiste una fotografia che non avete mostrato ancora, ma che è facilissimo da rintracciare, che basta digitare su Google Eichmann Majorana e vi compare come prima immagine, che ritrae tre personaggi sul ponte del piroscafo mentre questo sta per attraccare nel porto di Buenos Aires. Il personaggio al centro è certamente Eichmann. Gli altri due personaggi, quello alla sinistra si rivelerà essere un capitano dell'esercito tedesco, tale Lehmann. Quello sulla destra assomiglia tantissimo a Majorana. Allora, questa è una foto che ha diramato Wiesenthal, il grande cacciatore dei criminali nazisti, quindi è una foto che è passata per milioni, davanti a milioni di occhi, perché questo era il metodo di Wiesenthal per scovare i nazisti criminali, diffondere il più possibile le loro fotografie perché gli giungessero elementi di avvistamento, gli elementi necessari per poter procedere, per rintracciare. E allora a centinaia si alzano voci a dire che il personaggio sulla sua sinistra è il capitano Lehmann. E nessuno a dire no, guardate che si tratta di un altro, si tratta di Tizio Caio, per cui è certo che l'uomo alla sinistra di Eichmann è il capitano Lehmann. Sull'uomo alla destra di Eichmann sorge solo la voce che si tratta di Majorana. Non c'è nessuno che si alza a smentirla questa voce, non c'è la certezza assoluta che si tratti di Majorana perché sono risultate complicatissime le prove antropometriche, le prove sugli elementi facciali, distanza fra gli occhi, distanza fra il naso, eccetera, l'invecchiamento. Perché non sono possibili queste prove facciali? Perché Majorana indossa gli occhiali da sole e questo non dà certezza sull'identità assoluta sul fatto. Però è importante il pensiero
che non si alza nessuna voce che individui quel personaggio. C'è solo tanta gente che lo accosta a Ettore Majorana, e questo rende in qualche misura credibile che possa trattarsi di lui, che ha colto l'occasione per scappare ritenendo di essere ricercato per aver sperimentato la bomba atomica sporca. Andiamo avanti con l'ultima slide. Ecco qua, Majorana che arriva in Venezuela, Caracas, comincia a fare il tecnico di laboratorio, e abbiamo Andrea Spini. Io mi fermo qui, ultime parole a te, non svegliamo il finale del romanzo perché non è giusto, io vogliamo il nostro pubblico quindi alla lettura e all'acquisto dello stesso. Vediamo, qui arriva l'ultimo nome che noi abbiamo di Majorana, è questo Andrea Spini. Beh, questa è una foto importantissima, perché questa foto ha una grande credibilità, mi verrebbe da dire certezza, che quell'uomo sulla mia quello con i capelli bianchi sia Ettore Majorana precocemente invecchiata, perché su questa foto si è aperta un'indagine della Procura di Roma conclusa nel 2015, dalla quale è emerso che in effetti si tratta di Majorana, perché c'è una perfetta corrispondenza delle prove facciali di cui dicevo prima. L'uomo sulla sua destra è Francesco, non mi ricordo come, che era un meccanico giunto dall'Italia, che lo forza a fare questa foto. Perché Majorana in Venezuela? Perché arriva in Argentina in compagnia di Eichmann, certamente una compagnia indesiderata, incontra Mengel, era il criminale, il medico criminale che faceva gli esperimenti sui bambini, specialmente sui gemelli, e Mengel apparteneva a una famiglia molto ricca industriale che avevano una succursale in Argentina. Immagino che a Ettore Majorana non vada di passare il suo tempo con due criminali di tale portata, certo. Anche se Eichmann si ritiene innocente, sincero nel dirsi innocente perché lui dice soltanto Eichmann io ho soltanto eseguito degli ordini, dice, perché se non lo facevo mi ammazzavano, quindi no? E immagino che Majorana non potesse far piacere la compagnia di criminali di quale parte, per cui nascostamente lui scappa in Venezuela, e l'ipotesi Venezuela è un'ipotesi che ha quasi il chiarore della certezza. Bene Mimmo, io mi fermo qui, non svelo il finale del romanzo, e questa mattina per caso, sfogliando i giornali, ho trovato una critica, una recensione al Podesto, e ho qui presente Luisa Ranieri, che è l'autrice di questa critica. Io critiche ne ho avute alcune terribili, perché... Guarda, io l'ho letta, mi è piaciuta. Luisa, ti prego. Questo di Luisa Ranieri, mi posso... magari fossero così le critiche. Mi posso spostare? Faccio venire Luisa qua. Luisa Ranieri, scrittrice... critico letterario, appassionato di letteratura e giornalista. È interessatissima alla produzione di Mimmo Cangemi, ho letto quasi tutto e mi interessa il suo modo di scrivere, e oltre agli argomenti, poi questo veramente è bellissimo come libro, e si distingue da tutti gli altri. Per quale motivo? Quello che ho scritto, perché mentre in tutti gli altri romanzi abbiamo l'immersione totale del personaggio, dei personaggi nella vicenda, e cioè non escono mai da se stessi, vivono convinti di quello che stanno facendo, sia nel bene sia soprattutto nel male. Invece questo personaggio di Ettore Majorana è spettacolare, è pirandelliano veramente, perché rifiuta di essere come gli altri vogliono che sia. Cioè, rifiuta le maschere che già dall'infanzia la madre e poi i colleghi e gli ambienti così pieni di invidia della scienza, eccetera,
vogliono fare di lui. E allora ecco che arriva a quella che è la soluzione pirandelliana, una delle due. C'è la frase latina, penso che sia di Orazio, del cupio dissolvi, io bramo, non desidero, bramo scomparire, dissolvermi. Ma come ci si può dissolvere? Agendo sul corpo, il suicidio. Oppure, e questa è l'ipotesi che secondo me attraversa tutto il libro ed è affascinante, suicidando quello che gli altri vogliono che noi siamo. Siamo proprio Pirandello qui, no? Tu vuoi che io sia così? Mi vuoi nella competizione più estrema? Io non voglio essere così, io scompaio. E se è stato così, io lo adoro veramente, perché lui voleva essere il fisico, lo studioso, puro, e invece si trova a vivere in un periodo terribile, la guerra, in cui le menti eccelse venivano tirate dalla giacchetta da uno stato o dall'altro, e quindi l'ipotesi non del suicidio materiale del corpo, ma dell'immagine degli altri, per me è perfetta, veramente un personaggio pirandelliano totale. Poi io seguo il maestro, lo chiamo maestro, in Calabria io mi sto specializzando, sono andata via dalla Calabria che ero giovanissima e non conoscevo niente della Calabria, e da alcuni anni, anzi decenni, sto cercando di colmare questo mio vuoto studiando la letteratura, l'arte, viaggiando anche molto, però l'arte contemporanea, moderna e contemporanea. E allora Gangemi io lo chiamo il maestro, abbiamo dei maestri e lui è veramente il maestro, e c'è Gioacchino Criaco che per me è il nostro Aedo, cioè il cantore con una carica lirica eccezionale. Ci sono poi Castagne e altri. E l'altro motivo per cui seguo con grande interesse Gangemi è la lingua. Io sono proprio una purista, eh? Pensate che anche quando scrivo i WhatsApp la virgola deve essere giusta, il congiuntivo ci deve essere, io non ridisco per degli abusi anche da niente. Ecco, e leggendo Gangemi, ma fin dal primo romanzo, io ho notato l'uso dell'intransitivo come transitivo. C'è il famoso scendo il cane, no? Da insegnante, ho insegnato 42 anni, io segnerei blu a tutto spiano, ma non nel caso di Gangemi, perché io non posso scendere il cane, io faccio scendere il cane, io mi adopero a scendere il cane. E cioè, l'uso, se voglio usare come transitivo l'intransitivo, devo arrivare a una perifrasi. Le ho segnate in tutti i libri, Gangemi lo sa perché ne abbiamo parlato alla Feltrinelli di Milano, alla presentazione di marzo per gli Agnelli, e quindi per ognuna dei suoi scritti io ho segnato, non riesco ad aprirlo. Ci sei? Sì. I vari, scusa, prego, intransitivi come transitivi. Sono attaccata. Ecco qui. Sale il foglio. No, quello lo segnerei a me stessa. Tu lo sai, sono una maniaca della lingua. Allora, parlando di ragazzini che insultano il barbone, perché non riveliamo la fine, ma alla fine c'è un barbone aggredito, e poi il genitore di questo è di uno di questi. Li maltratta, li picchia, e quelli grugniscono dolore. Grugnire è intransitivo.
il dolore gli grinza la faccia. Ma è perfetto, perché se io dovessi dire quelli grugniscono a causa del dolore, il dolore gli fa grinzare la faccia, cioè le perifrasi veramente annacquano il pensiero. Invece Gangemi è bravissimo, io glielo dico, ve ne leggo alcuni, e il padre gli infuria gli occhi addosso. Si pone gli occhi addosso infuriandosi, infuriati, eccetera, eccetera. Allora, sulla base di questo, Erta sorride con contentezza, eccetera, eccetera, e con altre cose che io avevo notato, io avevo scritto in epoca pandemica all'Accademia della Crusca, perché anche suggerimento su stimolo di un mio alunno, che ora è un famoso avvocato, dice: ma questa è un'intuizione geniale di Gangemi, anche tua, proponi una figura retorica nuova, e io l'ho inventata. Io sono insegnante di greco, la chiamo l'ossisemia. Ossisemia viene da oxiu, che vuol dire veloce, semeion, segnum, veloce. Quindi quando io dico il dolore gli grinza la faccia, io evito una perifrasi che renderebbe meno efficace il messaggio. Quindi io ho mandato tutta la documentazione all'Accademia della Crusca, era chiusa, periodo pandemico, non so se è riaperta, i tempi della risposta sono biblici, ma io li aspetto. Grazie. Grazie a te, grazie per l'intervento. Tieni, Luisa. Grazie. Prego. No, su questo io la ringrazio moltissimo, ho anche avuto delle critiche feroci, non letterarie devo dire, c'è qualcuno che si è arrabbiato e ha scritto sui social che non avrei dovuto permettermi di trattare Majorana perché l'ha già trattato Sciascia, mi pare una grande cretinata per la verità, ma altri si sono arrabbiati perché non hanno capito che si tratta di un romanzo ha la libertà di spaziare. Ognuno poi dopo ci vede quello che ci vuole vedere, il libro non è più nostro quando lo mettiamo in pubblico. Io ammetto sempre che si tratta di un romanzo, magari verosimile, perché sempre ogni situazione e ogni luogo in cui pongo Majorana e ogni personaggio che gli faccio interpretare sono appese a qualche cosa di solido e di concreto, in qualche misura mi va di dire che posso averci azzeccato, ma qualcuno critica veloce perché non avrei dovuto permettermi di trattare così un personaggio che è gloria nazionale come Ettore Majorana. In compenso, non so se è vera, mi è giunta la notizia che i Roncoroni sono cugini di Ettore Majorana, che hanno scritto un libro in cui loro anche attestano che non si è suicidato, hanno apprezzato il modo in cui ho trattato Ettore Majorana, non so se è vera, ma mi è giunta bene anche questo. Però volevo concludere il linguaggio che diceva Luisa Lì. Ma io sono un istintivo quando scrivo, io mi sono ritrovato queste forme che credo più funzionali e le mi vengono naturali e le assecondo, e credo di aver raggiunto una cifra stilistica che è solo mia, un modello di linguaggio che è solo di Mimmo Gangemi. Cioè presumo che uno che mi ha letto, che ha letto i miei libri, se apre un romanzo in una pagina qualsiasi senza sapere che sono stato io a scrivere, riesce a individuarmi, a riconoscere. Questo non vuol dire che io abbia una scrittura eccelsa, vuol dire che mi è riuscito di caratterizzare la mia lingua, il mio linguaggio, il mio modo di scrivere. Uno stile tuo. Bene, io scendo al parterre, che qua io ho... La professoressa, devi seguire. No. Faccio alzare la professoressa. Professoressa sì. Cappelleri. Due parole, ma se anche se non l'ha letto, un'impressione sua. Più che un'impressione, penso che sia di grande interesse. Non ho letto il libro, mi spiace, quindi non posso esprimere un giudizio proprio sul libro. La cosa che mi è parte interessante il fatto dell'inquietudine. Questa inquietudine che lo porta, secondo me, a una fuga da sé, oltre che a una fuga dagli altri. Cioè, questo personaggio
fugge sempre in fondo, no? Ossia è interiormente lacerato, quindi praticamente una sofferenza interiore, e il fatto che non riesca neppure a stabilire un rapporto con gli altri è dovuto ovviamente alla vita difficile da ragazzo, no? Perché dice Pavese che noi sappiamo, no? Quello che ci è capitato da ragazzi influenzerà tutta la nostra esistenza. Quindi il fatto della madre che lo, diciamo, era ossessiva e oppressiva l'ha portato poi a questo modo, a questo suo comportamento. E la cosa, dicevo, che mi ha impressionato è questa inquietudine. Mi è piaciuto il termine inquieto, atomo inquieto, perché l'essere inquieti è sinonimo di genialità. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei il rapporto tra genio e inquietudine è un rapporto costante? L'ha notato anche in altri, io l'ho notato in tanti personaggi, i personaggi più geniali, più famosi hanno avuto sempre questa inquietudine interiore, ossia questo diciamo disagio, chiamiamolo anche, perché essere inquieti significa essere disagiati anche, vero? Perché quando viviamo questa sofferenza sentiamo il disagio dello stare con gli altri e anche dello stare con noi stessi, perché lui, diciamo, come dicevo prima, fugge da sé oltre che fuggire dagli altri. Ecco, perché ha dato questo titolo di inquieto? Voleva dire questo o altro? Io non ho letto, quindi non ho potuto capire. Grazie. Grazie a lei, professoressa. Lei quando dice che l'inquietudine cammina di pari passo con la genialità, e anche credo che Majorana abbia sentito fortemente le pressioni della famiglia, come diceva Pavese, che tarano per la vita. A quell'età sono le esperienze che poi ti condizionano i giorni successivi. E come nasce l'atomo inquieto? Eravamo assieme a mio fratello, che è qua presente l'estate scorsa nel nostro paese, ad altri, tra cui professore di lettere, e è venuto fuori il verso di Pascoli, l'atomo opaco del male, che è tutt'altra cosa, perché è riferito alla terra, all'uomo che la distrugge. Però mi è scattato qualche cosa dentro. Io non ero contento del titolo provvisorio che aveva messo la Solferino, le sette vite di Majorana, mi pareva abbastanza scialbo. Allora mi è scattato qualcosa quando è venuto fuori questo atomo opaco. E allora l'atomo certamente c'entrava alla grande con Majorana, e allora all'inizio avevo abbinato l'aggettivo irrequieto, poi andandomene in macchina verso Palmi pensavo che irrequieto non è un aggettivo con una bella sonorità, era andato, inquieto mi è parso quello più adatto, anche perché si adatta all'animo di Majorana, che è certamente un animo inquieto, perché si adatta all'atomo stesso che crea inquietudini per quello che può produrre e che ha prodotto. Professoressa Mammola, se lei si è messa là dietro, io purtroppo non la posso raggiungere con il microfono. No, ma io la becco sempre, guardi. No, io la becco sempre. Quindi la prossima volta si mette in prima fila, così non la faccio alzare. Anzi, stasera sono rimasta un po' di più, e perché ieri sera me ne sono andata prima sperando che non succeda niente a casa. Comunque, andiamo. Avevo un pensiero antico io, e riguarda la letteratura che va d'accordo con la scienza. È vero che la letteratura è vita, e il romanzo, la poesia parlano dell'intimità, parlano di noi come siamo veramente, questi atomi che si uniscono, forse si parla di atomi e non di molecole, ma lasciamo stare questo discorso. Volevo dire questo perché il libro, e non l'ho letto ovviamente, io sono rimasta ai primi due libri di Mimmo Cangemi, e c'è sempre forse il viaggio reale e anche il viaggio, posso dire, metafisico, perché non è reale il viaggio che sta compiendo attraverso Ettore Majorana. Mi fa venire in mente quando io all'inizio, molti decenni fa, leggevo
parecchio su quello che avveniva nel mondo della scienza. E mi aveva affascinato pure, mi avevano affascinato i ragazzi di Via Panisperma, di Fermi, di Majorana, e ricordo questo in particolare che mi ha colpito, e che Ettore Majorana li avesse lasciati per un principio etico, perché non approvava, questa era l'ipotesi che era affiorata, l'avevano detto altri, e a me sembrava quella forse più probabile, proprio per il valore che si doveva attribuire a un qualcosa che distruggesse l'umanità. E quindi Ettore Majorana non solo era in contrasto con gli altri, ma anche aveva voluto manifestare probabilmente questa sua distanza anche da quello che era il fine comune, che era la vittoria appunto di una parte dei belligeranti, cioè di far vincere non la Germania, ma l'America e i paesi alleati. È vero questo? È stato, secondo lei, un principio etico quello che ha fatto fuggire Majorana da queste, che dovevano essere i suoi doveri, perché il dovere di uno scienziato è anche contribuire al miglioramento della scienza e anche al miglioramento dell'umanità, perché tante volte anche la guerra soddisfa altre esigenze. Alcuni traggono vantaggio, pure Keynes parla del valore della distruzione, la distruzione come bene anche economico. Poi ci sono altre certezze, io me lo sono posto, perché il valore, l'eticità è qualcosa che va al di sopra della moralità, non c'è, forse, non lo so, è in contrasto con la scienza. Possono andare d'accordo, tanti dubbi ci sono sempre. E che devono fare? La scienza deve andare avanti senza contare se è giusto o non è giusto, se fa bene o se fa male, se va contro l'umanità oppure la caratterizza. Perché è una legge forse in se stessa, forse nella dinamicità della vita. Grazie comunque. Grazie. Beh, grazie professoressa. Beh, è un'ipotesi che io ho abbracciato nel romanzo di Fabio. È un'ipotesi che ho abbracciato, e però questo romanzo per me, per quello che ho spiegato all'inizio, è quasi una forma di autobiografia, passatemi il termine, perché ho costruito dentro di me il mio Ettore Majorana, e allora il mio Ettore Majorana è combattuto lungo tutto il racconto tra il desiderio di andare avanzare nella scienza e penetrare segreti dove nessuno è ancora arrivato. L'istinto dello scienziato lo porta a dire che se all'uomo è stato concesso è giusto che l'uomo scavi in quella scorza dura dove ancora nessuno ha scavato. Ma nello stesso tempo all'animo combattuto dalla potenzialità distruttive di quelle che quelle scoperte potrebbero comportare. Allora, è un pensiero, per esempio, che attribuisco a Otto Hahn e che non attribuisco a tanti scienziati tedeschi che erano profondamente nazisti e che collaborarono pesantemente e fortemente per arrivare al risultato. Otto Hahn. Mi ha stupito il fatto che lui abbia potuto andare in Germania. Come può chiarire questo punto? Sì. Cioè che lui sia andato, che magari si sarà affascinato forse dal personaggio Hitler, perché pure gli americani erano stati affascinati dal personaggio Hitler, da quello che ho letto. Sì, c'è un libro di Philip Roth in cui ipotizza che vinca le elezioni del 40 un filo nazista, e che quindi cambia la storia del mondo. Vabbè. No, voglio dire, Majorana è uno sprovveduto nella vita. No, è uno sprovveduto nella vita, un ingenuo, uno che non sa affrontare la quotidianità, è un disadattato sociale. Capisce di scienza. Di Einstein diceva, hanno detto, che era grandissimo, lo sappiamo, ma che non sapeva nemmeno farsi il caffè.
Sì, era, io ipotizzo Majorana, uno impreparato ad affrontare la quotidianità. Beh, gli Einstein dissero anche che non poteva suonare il violino perché non sapeva contare. Ecco, quindi vi dissero anche questo di Einstein, quindi. Perché è vero che sono 7 le note, ma poi considerando le ottave, le semibrevi e tutto il resto, e tutti gli adagio e i lentri, diventano un in più. Però suonava benissimo il violino, grazie professoressa. Il mio Majorana aveva questo contrasto interiore, e lui prevale, lui non è narcista, lui è un ammiratore esagerato di Heisenberg e del livello raggiunto dalla fisica teorica in Germania, per cui siccome è la scienza a spingerlo più di ogni altra cosa, mi pare accettabile l'idea che continui, che morto tra virgolette l'istituto di via Panisperna, che lui continui nei luoghi dove si sente più a suo agio, nella Germania nazista, dove riconosce anche Heisenberg l'onestà intellettuale di ammettere nel ricevere il primo Nobel che lui era giunto al principio di indeterminazione partendo dall'ipotesi formulata da Majorana. Fermo restando questo, c'è anche che l'Italia aveva già perso, perché è andato in America Emilio Segret e Enrico Fermi, e quindi essendo alleata della Germania mi pare un passo normale prestare alla nazione alleata il fisico più illustre rimasto in Italia, che peraltro era filo-germanica, per cui il Majorana asseconda l'istinto verso la scienza, salvo poi anche su spinta di Otto Hahn, che alla fine della guerra si scoprirà che faceva finta di collaborare, perché non può essere diversamente per uno che nascondeva in casa una famiglia ebrea. Rischiando la vita. Allora, a un certo punto incontra l'amore, incontra Erta, che è una collaboratrice dei fisici, se ne innamora, si sposano, sono in attesa di un bambino, e allora lì si ferma, lì la morale, l'etica prevalgono sullo scienziato che spinge, perché diventa uomo di ragione e sentimento, uomo di terra, di nuda terra. E allora si pone il problema della mostruosità a cui si sta dando incontro con quegli studi, e si ferma e si interrompe, fa anche lui finta di collaborare, e salvo però tornare sui suoi passi quando le bombe inglesi frantumano il sogno della famiglia appena realizzata, certo, bombardando Berlino. Ci muoiono la moglie e il bambino che deve nascere, e allora a quel punto la voglia di ottenere il risultato della bomba atomica diventa un pensiero assillante per vendicarsi di quelle bombe che gli hanno distrutto il sogno, e di nuovo prevale lo scienziato, ma qua è la rabbia e il desiderio della vendetta che spingono a trasformarlo nel più accanito dei ricercatori per giungere al risultato. Bene, se c'è qualche altro intervento del pubblico? Non vedo nessuno. Ok, bene. Mimmo, io ti ringrazio. Grazie a voi. Io ringrazio voi per essere venuti qua questa sera, e vi ricordo, prima di passare la parola al Presidente, ricordiamoci sempre che non siamo noi ad aprire i libri, ma sono i libri che aprono noi. Grazie Mimmo. Grazie a voi. Presidente, a te. Mimmo, è grande l'inquietudine e dobbiamo portarcela da dentro. Guai quando non c'è. Quando non c'è inquietudine siamo morti. Allora, l'inquietudine è per domani sera, l'appuntamento di domani sera. Samos, che cos'è? Ma voi lo immaginate un medico che va in vacanza a Samos? E diceva, chi è Samos? È un'isola che sta di fronte alla Turchia, però ha una caratteristica. Tutta la gente che scappa dal terzo mondo, dal quarto mondo, finisce a Samos. Ed un medico che sceglie di andare a fare una vacanza là. Ma che vacanza sarà? Beh, domani lo scopriremo. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio tutti quanti, e l'appuntamento sarà domani alla stessa ora qua con Samos. Buonanotte a tutti.
Grazie mille.